Volontary disclosure, a chi conviene aderire senza pensarci due volte. Il mondo è cambiato, è diventato trasparente, molto trasparente. La enorme pressione esercitata dagli Stati Uniti d'America e della Unione Europea sulla Svizzera ha fatto crollare il segreto bancario della piccola Svizzera. Le multe astronomiche di centinaia di milioni di dollari degli americani hanno salassato le banche svizzere. La sistematica criminalizzazione degli impiegati bancari svizzeri ha creato un clima di paura per le relazioni cross-border. La crisi economica finanziaria degli ultimi anni e le casse vuote dell'Europa sono i motivi principali per la guerra spietata contro l'evasione fiscale e contro il segreto bancario. Il fisco americano, il famoso Internal Revenue Service, ha dimostrato agli italiani cosa si deve fare per poter estorcere centinaia di milioni dalla piccola Svizzera. Buongiorno, sono Enzo Caputo, avvocato svizzero con studio legale a Paratéplatz Zurigo con SwissBankingLawyers.com. Diverse convenzioni a livello internazionale e in seno all'OCSE hanno emarginato la Svizzera. La convenzione contro le doppie imposizioni che, all'articolo 26 del modello OCSE, disciplina lo scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali, la convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in campo fiscale, gli accordi FATCA della Obama Administration Foreign Account Tax Compliance Act, lo scambio automatico dei dati finanziari messo a punto mediante i Common Reporting Standards e da ultimo l'Ecofin, la conferenza Ecofin del 9 dicembre 2014, sono tutti provvedimenti mirati allo scambio automatico di informazioni finanziarie e alla dichiarata eliminazione del segreto bancario per facilitare l'accesso ai fondi. Il mondo è diventato trasparente. In questo mondo ormai trasparente, la voluntary disclosure rappresenta l'ultima opportunità per gli evasori italiani a regolarizzare e a riappacificarsi con il fisco italiano. Chi non aderisce ora sarà scoperto al più tardi nel 2018 in seguito allo scambio automatico di informazioni. Per ogni altra alternativa, come per esempio Dubai, Panama, Bahamas, soluzioni con oro fisico, eccetera, eccetera, ormai è troppo tardi. Non esiste nessuna alternativa che sia valida. Non esiste alternativa alla voluntary disclosure, nella maggior parte dei casi. Questo lo garantisco io, in sintonia con altri professionisti del settore. Se non aderisci adesso, nel 2018 ti scopriranno comunque. Avrai guai seri, sarai criminalizzato come un comune delinquente, anche se non lo sei. Se ti scoprono, non ti bastano i soldi che hai in Svizzera, ma devi attivare due o tre volte la somma evasa per pagare le sanzioni. In più, rischi dai 4 agli 8 anni di reclusione. Sarai criminalizzato se non aderisci ora. Se non aderisci alla voluntary disclosure, rischi di essere criminalizzato e di andare in galera. A chi conviene aderire senza pensarci due volte? Ai soggetti obbligati alla compilazione del quadro RV, persone fisiche, enti non commerciali, società semplici, specialmente persone fisiche, senza colpa, che hanno ereditato conti bancari in Svizzera tanti anni fa, persone fisiche che non hanno apportato fondi nuovi in Svizzera negli ultimi 5 anni, se la caveranno con sanzioni scontatissime, sanzioni molto attrattive, grazie alla voluntary disclosure. Sarebbe da stupidi non parteciparsi. Poi, per tutte le persone fisiche che non arrivano ai 2 milioni di euro, hanno diritto ad una calcolazione forfettaria, anche questa molto vantaggiosa rispetto alle sanzioni normali. Chi invece rimane passivo rischia la prigione. Non rischiare la tua libertà personale, devi risolvere il tuo problema adesso e telefonami in tutta sicurezza e confidenza sul 0041 79 790 4444
Ho accumulato tanta esperienza con i conti segreti degli americani. Faccio tutto io per te, in completa sicurezza e segretezza. Dalla raccolta dei documenti fino alla presentazione della voluntary disclosure in Italia mediante un commercialista di fiducia iscritto al CAF e scelto e monitorizzato da me stesso. Il mio commercialista di fiducia non saprà il tuo nome fino all'ultimo giorno. Telefona ora e ti sentirai molto meglio, perché hai fatto la scelta giusta, te lo garantisco io. Non rischiare la libertà personale, non mettere in pericolo la tua famiglia. Anche se non è colpa tua, fai il primo passo per risolvere il tuo problema e telefona. La prima valutazione non costa nulla. Ci vediamo a Zurigo, a presto, grazie per la visione.